anni nella diocesi di Acireale. Per brevi flash, ce li racconta? Innanzitutto il primo di ottobre, sì, un gran ricordo gioioso, proprio una, nonostante siamo in autunno, una bella primavera, una giornata di sole, sia meteorologico ricordo, ma di gioia, di sorrisi, incontenibile. Poi l'incontro in questi anni con moltissime persone. Sono felice di aver incontrato dagli amministratori ai poveri, ai barboni, alle famiglie, a chi grida per le difficoltà, non ha lavoro, ad aver incontrato le persone più comuni, semplici, poiché in tutte le parrocchie, in tutti i luoghi dove vado, ci vado trasportato da chi mi vuole, non avendo io macchine, non avendo autisti e cose del genere. Allora ho potuto conoscere tantissime persone che mi hanno portato nelle loro parrocchie, nelle loro chiese, nelle scuole. E di questo sono profondamente felice perché sono stati sempre incontri belli, significativi, ho raccolto sguardi di speranza, di fiducia. Devo dire, sono così contento perché tanta gente nella diocesi, non solo ad Acireale città, ma in tutta la diocesi, mi ha dato fiducia, mi fa fiducia, mi guarda con grandissima fiducia, talvolta anche quando magari qualcuno, capitato anche, giusto che capiti, mi ha contestato, mi contesta, ma perché si aspetta che io, e quindi tutto sommato io lo colgo sempre come un gesto di piena fiducia. Questa sera, dopo la solenne concelebrazione eucaristica in cattedrale, verranno consegnate le indicazioni pastorali per l'anno 2014-2015. Materialmente, adesso, giorno dopo giorno, cosa è chiamata a fare la comunità diocesana? Ma faccio degli esempi concreti. Stiamo dando delle indicazioni precise perché, oltre naturalmente all'ordinario, che sempre si fa, i parroci nelle singole parrocchie possano almeno prestare attenzione a qualcosa. Uno, le famiglie e quindi le coppie che, diciamo così, sono irregolari secondo la vita della Chiesa. E come sappiamo sono numerose, se ne occupa il sinodo in questi giorni, tra le altre cose, e vorremmo che nelle parrocchie si facessero delle iniziative specifiche per tutte quelle famiglie che si trovano in situazioni irregolari e che hanno un desiderio di accostarsi, di riaccostarsi alla vita della Chiesa, all'ascolto della parola di Dio, al Vangelo, alla parrocchia, proprio fisicamente alla parrocchia. E un'altra cosa, i giovani e la formazione, diciamo, catechistica, maggiore attenzione alla fascia giovanile nell'educazione della fede. Quando noi ci siamo guardati attorno per capire se in diocesi quali potevano essere le esperienze in cui l'umanità era ricca, l'umanità suscitata dal Vangelo era ricca, ma molti ci hanno indicato luoghi di carità. Dalla mensa di San Camillo, ma soprattutto ci hanno indicato, per esempio, e noi l'abbiamo trasmessa a Roma, la casa di accoglienza di Viviana, intitolata Viviana Lisi, che da 5-6 anni adesso quasi vive di pura elemosina e di volontariato. Lì emergono sprazzi di umanità, gesti di umanità, affetti umani che stupiscono anche i normali, noi normali, noi che abbiamo una situazione più consolidata e serena, apprendiamo a comprendere l'umanità da luoghi simili che diventano vere e proprie cattedre, vere e proprie cattedre. Qual è il regalo che vorrebbe ricevere oggi dalla sua comunità diocesana? Ma guardi, come un buon padre di famiglia, tutti i padri di famiglia sono contenti quando i figli vanno d'accordo e quando ce li ha tutti a casa, tutti dentro a far festa. E mi farebbe molto piacere se liti, divisioni, rancori che ci sono nel cuore, che sappiamo, ahimè, di tutti noi uomini, in occasioni come queste si possa ripensare, si possa perdonare, ci si possa riconciliare. E che dunque tante divisioni nelle famiglie, tra marito e moglie, tra genitori e figli,
a volte tra prete e prete, o tra vescovo e prete, o prete e vescovo, oppure tra parrocchiani, insomma, dovunque ci sono possibili divisioni o crepe, che la giornata di oggi il Signore accetti la mia offerta di una preghiera per il superamento e quindi per la concordia e l'unità della famiglia della diocesi.